Grazie, buongiorno. Io oggi vi presenterò qualche dato che ci serve per inquadrare un po' la situazione della piattaforma Rousseau in termini anche di usabilità, di utilizzo da parte degli iscritti. Vorrei però fare una premessa. Oggi dopo lo scudo della rete noi completiamo quello che è in realtà un ecosistema molto complesso, molto articolato, quello appunto di Rousseau, che conta 11 funzioni. Sempre più spesso veniamo contattati da università particolarmente prestigiose dall'estero che ci chiedono appunto di studiare questo ecosistema che rappresenta non solo uno strumento di democrazia diretta, quindi di possibilità di decidere. Non si sente? Mi dicono che non si sente? Non solo un ecosistema quindi per decidere, esprimere un voto, ma anche un sistema che consente agli iscritti e agli eletti di poter interagire tra loro creando una vera e propria intelligenza collettiva. E contiene anche una serie di strumenti di mobilitazione collettiva che attraverso i quali stiamo lavorando anche per incrementare sempre più quell'importante percezione di efficacia politica e collettiva che deve essere parte integrante di un cittadino attivo appunto nella vita politica. Abbiamo quindi somministrato questo questionario, oggi vi presenterò dei dati parziali, nel senso che questo sondaggio è ancora attivo tra i nostri iscritti ed abbiamo estrapolato dei dati quindi dopo circa 24 ore. La nostra idea è quella di sviluppare la piattaforma Rousseau attraverso un percorso di progettualità condivisa. Ecco perché attraverso questo sondaggio noi abbiamo chiesto ai nostri iscritti indicazioni sul futuro della nostra piattaforma, ma anche di indicarci quali elementi potrebbero essere appunto potenziati o valorizzati proprio nell'ottica dell'utilizzo dell'utente stesso. La prima domanda, quindi, quanto usi la piattaforma Rousseau, ci racconta una piattaforma che oggi viene utilizzata prevalentemente per il voto. C'è da dire che il voto costituisce, dopo lo scudo della rete, la forse applicazione più longeva, perché è dal 2012 che i nostri iscritti o chi partecipa alla vita del Movimento 5 Stelle è chiamato a decidere i propri candidati o piuttosto a prendere decisioni. E stiamo lavorando appunto anche su questo aspetto. Andiamo avanti, non va avanti. Abbiamo chiesto anche ai nostri iscritti, dando la possibilità di esprimere tre preferenze, qual è la funzione che viene utilizzata maggiormente e se si fa un'analisi generale si vede che appunto le applicazioni che riguardano appunto l'ambito della democrazia diretta, quindi voto, l'ex Parlamento, l'ex Regioni, così come l'ex iscritti, sono le applicazioni che vengono utilizzate maggiormente. Per intenderci, l'ex iscritti è l'applicazione che consente a un utente di poter presentare una propria proposta di legge, mentre le l'ex Parlamento, Europa e Regioni sono quelle che consentono agli iscritti di poter emendare o modificare delle proposte di legge che vengono presentate dai propri portavoce. Quando si va ad analizzare le funzioni che sono ritenute più utili, i dati in qualche modo combaciano quindi con l'utilizzo del voto o di l'ex Parlamento, però emerge anche tra le funzioni che vengono ritenute più utili quella legata all'e-learning, quindi ai corsi online. Questa applicazione è sicuramente più giovane delle altre perché è stata lanciata a settembre del 2016 ed oggi è composta già da tre corsi che riguardano i portavoce in comune, in Parlamento o come si legge un bilancio degli anti locali. L'utilità percepita è ovviamente legata al fatto che viene comunque condiviso un contenuto importante che consente agli utenti di poter esercitare, se sono portavoce nelle istituzioni, la propria attività o se sono semplicemente iscritti, di poter in qualche modo conoscere e comprendere anche semplicemente un atto che viene presentato o anche aspetti più complessi come comprendere un bilancio del proprio comune. Quale funzione secondo te incentiva maggiormente la partecipazione? Anche qui la funzione voto viene individuata dalla maggior parte degli utenti, così come quella di l'ex Parlamento. Quindi la possibilità di poter incidere nelle scelte, di poter in qualche modo definire l'indirizzo diciamo alla vita politica risulta essere particolarmente importante. Abbiamo chiesto anche quale funzione vorresti che fosse appunto sviluppata e anche qui la funzione learning
learning, in linea con la percezione di utilità, viene individuata tra le funzioni rilevanti. In merito a questo, voglio sottolineare che questa esigenza, questa richiesta formativa che ci viene appunto dagli iscritti oggi con il sondaggio, ieri anche con sollecitazioni continue, è stata soddisfatta anche in questi mesi da un tour che noi abbiamo portato avanti da luglio, che ha toccato oltre 16 tappe e oltre 3.000 persone sono state formate proprio attraverso dei percorsi in presenza di formazione con i quali abbiamo ad esempio formato sulla gestione dei rifiuti, come si legge un bilancio, piuttosto che quali sono gli strumenti di partecipazione. E questa attività di formazione che faremo sul territorio insieme ai corsi online verrà sempre di più potenziata, anche nell'ottica di nuovi progetti che in qualche modo comunicheremo anche successivamente. Abbiamo ovviamente poi approfittato anche per fare delle domande in merito all'usabilità, quindi a quanto sia facile navigare su Rousseau, a quanto sia stata semplice e veloce appunto l'iscrizione e anche il valore che Rousseau ha per l'iscritto. Questi dati sono stati estremamente positivi, in particolar modo il valore che viene attribuito alla piattaforma Rousseau. Oltre il 95% di iscritti che hanno risposto al sondaggio esprimono un valore positivo. Quindi Rousseau rappresenta, nell'ottica della partecipazione alla vita politica del Movimento 5 Stelle, uno strumento che viene considerato particolarmente appunto importante. Consiglieresti l'iscrizione a Rousseau a un tuo amico? Anche qui i risultati sono estremamente positivi e viene appunto individuato come uno strumento particolarmente utile. Abbiamo voluto poi focalizzare anche un aspetto sulla specifica relazione tra gli iscritti e i portavoce. La nostra idea di democrazia diretta nasce proprio da questo, dal fatto che il portavoce non sia una persona alla quale viene delegata una funzione, ma sia comunque qualcuno che porta la voce degli iscritti. E anche qui la soddisfazione ha raggiunto risultati estremamente positivi. Da qui, poi, con questa penultima slide, abbiamo voluto immaginare anche altri utilizzi della piattaforma Rousseau e l'abbiamo chiesto appunto ai nostri iscritti, che hanno dato dei risultati, delle preferenze alte, soprattutto sulla possibilità di comunicare con gli altri iscritti presenti sulla piattaforma e sulla formazione al tema della cittadinanza digitale. Questi due elementi sono in qualche modo dei pilastri sui quali noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare, proprio perché le indicazioni dei nostri iscritti in qualche modo confermano anche una nostra direzione. Un'ultima slide sul voto, nello specifico abbiamo chiesto appunto quali fossero le caratteristiche da potenziare, ci hanno chiesto di annunciare con maggior anticipo ed avere più tempo per la votazione, continuando quindi a confermare un ruolo centrale di tutte queste attività. Queste indicazioni verranno poi portate avanti nella progettualità e abbiamo intenzione anche di organizzare dei focus group con gli iscritti per andare nel dettaglio appunto delle singole funzioni e delle applicazioni e creare quindi questo ecosistema che consenta al cittadino, quindi all'iscritto alla piattaforma Rousseau, di partecipare alla vita politica del Movimento 5 Stelle, non solo in termini di democrazia diretta, ma anche di possibilità di connettersi agli altri e di incidere nella vita reale. Grazie.